convincere i più piccoli che conviene vivere nella legalità e che invece commettere reati di qualsivoglia tipo non porta nessun vantaggio, e farlo anche attraverso le favole o sotto forma di gioco, è il metodo più incisivo per ottenere dei risultati soddisfacenti. E così l'Arma dei Carabinieri, insieme alla Scuola Elementare Don Bosco di Vibo Valentia, hanno organizzato una rappresentazione teatrale dal titolo «È mio dovere», durante la quale i bambini si sono esibiti sul palcoscenico di fronte ad un pubblico attento e partecipativo. Questa è la conclusione di un percorso che voi avete portato avanti nel tempo con gli alunni delle scuole del Vibonese. Sono state oltre 50 le conferenze tenute dall'Arma dei Carabinieri sfruttando tutte le componenti anche speciali presenti in regione, quindi sono state effettuate delle conferenze anche dal nucleo cinofili dello squadrone di portato Carabinieri Calabria, dagli artificieri, non da ultimo recentemente, un paio di settimane fa, c'è stato anche un gruppo di studenti che ha visitato l'ottavo e il nucleo elicotteristi Carabinieri Calabria qui al 14° battaglione, che neppure a farla apposta oggi compie 50 anni. In prima fila, oltre naturalmente a tutte le massime autorità civili e militari cittadine, anche il comandante della Legione Carabinieri Calabria, Vincenzo Paticchio. Siamo noi che dobbiamo imparare soprattutto da loro, e siamo noi che dobbiamo ricordare cosa siamo stati e perché abbiamo perso quella purezza, magari camuffandola da necessità della nostra responsabilità e del nostro essere adulti. L'altro giorno su una gazzella è stato trovato una rosa con un bellissimo messaggio in onore del carabiniere caduto l'altro giorno. Significa che comunque la cittadinanza inizia a essere molto più vicina all'arma rispetto a una volta. Ma io credo che la cittadinanza sia sempre stata vicina all'arma. Questo gesto è un gesto che manifesta un sentimento delle persone e che io credo sia stato prodotto in maniera non conosciuta, quindi da una persona non conosciuta, per il pudore che ha manifestato questa persona nei confronti di un eroismo così alto come quello di donare la propria vita, e quindi ha voluto ringraziare l'istituzione e la caduta di un suo militare sottolineando il gesto e non la persona che ringraziava. E quindi non solo attraverso di voi io ringrazio questa sconosciuta persona, ma ringrazio l'intera cittadinanza il cui sentimento questa persona ha interpretato.